Benvenute nel mio canale. Come avete visto già nell'anteprima, oggi andremo a realizzare una borsa. Il protagonista di questo progetto sarà il cordino sublime di color blu e di color rosso. Poi abbiamo bisogno di un uncinetto numero 3, un metro, dei segnapunti, una placchetta, una chiusura a calamita per borsa, dei piedini per borsa ed infine una catena argento che misura un metro. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Con l'uncinetto del numero 3 e il cordino sublime rosso formiamo un cerchio magico dove all'interno faremo 13 maglie alte. Iniziamo con le prime 3 catenelle, 1, 2 e 3. E completiamo il giro realizzando altre 12 maglie alte. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Iniziamo il secondo giro partendo dalle 3 catenelle 1, 2 e 3. Queste 3 catenelle corrispondono ad una maglia alta, ne dobbiamo realizzare altre 3. 1, 2 e 3. In tutto sono 4. Il motivo è un multiplo di 3 e tutte le volte che iniziamo il giro dobbiamo realizzare sempre le prime 3 catenelle. Adesso dobbiamo aumentare di 3 maglie alte. Vi faccio vedere come. Gettato, entriamo tra le 3 catenelle e la maglia alta. Tiriamo il filo, l'allunghiamo un po' e formiamo la prima maglia alta. In tutto ne dobbiamo realizzare 3. Gettato, entriamo all'interno di questo foro, tiriamo il filo, esco da 2, esco da 2. Gettato, entriamo all'interno di questo foro, tiriamo il filo, gettato, esco da 2, esco da 2. Questo è il primo motivo. In tutto sono 6 maglie alte, 3 maglie alte sottostanti più le 3 maglie alte che facciamo all'interno di questo foro. Ricominciamo con le prime 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Gettato e entriamo all'interno di questo foro. Vedete qua? Tiriamo il filo, esco da 2, esco da 2. Gettato, maglia alta all'interno del foro. Gettato, terza maglia alta all'interno del foro. Iniziamo il terzo motivo e facciamo una maglia alta. Seconda maglia alta, terza maglia alta, gettato, e realizziamo le 3 maglie alte all'interno del foro. Questa è la prima, la seconda e la terza. Facciamo l'ultimo gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Gettato, entriamo all'interno del foro e realizziamo la prima maglia alta. Gettato, seconda maglia alta. Gettato, terza ed ultima maglia alta. Chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Iniziamo il terzo giro facendo una catenella e una maglia bassa. Mettiamo il segnapunti e andiamo avanti con le maglie basse.
Dobbiamo completare tutto il giro. Alla fine ci ritroveremo con 25 maglie basse. Sono arrivata alla fine del giro. Possiamo togliere il segnapunti e vi faccio vedere un modo per fare una chiusura un po' più pulita. Inseriamo l'uncinetto all'interno di questa maglia, prendiamo il nostro filo, opla, oh, e lo tiriamo in questo modo qua. Ho fatto questa chiusura perché adesso dobbiamo cambiare il filo. Io comunque non lo taglio ogni volta che faccio il cambio, lo lascio sempre inserito, poi vi faccio vedere come fare. Prendiamo il cordino blu e iniziamo il quarto giro. In questo giro dobbiamo lavorare i gruppetti che abbiamo fatto nel secondo giro. Inseriamo il filo blu e lo tiriamo in questo modo qua. Facciamo una catenella ed una maglia bassa nella prima maglia e ci portiamo dietro anche il filo. In questo modo qua, vedete, viene bello pulito. Il rosso lo lasciamo sotto. Abbiamo fatto la prima maglia bassa più 2 catenelle, 1 e 2. Adesso dobbiamo andare a realizzare le 3 maglie alte. Facciamo la prima. La terza maglia alta, scusate, la seconda dopo le 3 catenelle più la terza maglia alta. Gettato, entriamo nel foro tra la prima maglia alta e la seconda. Tiriamo il filo. Esco da 2, esco da 2, gettato, entriamo all'interno del foro, esco da 2, esco da 2, gettato, entro all'interno del foro, tiro il filo, esco da 2, esco da 2. Andiamo avanti con il secondo gruppetto e facciamo la prima maglia alta, 1, 2, e 3. Gettato, andiamo all'interno di questo foro tra il gruppetto e la prima maglia alta, tiriamo il filo, esco da 2, esco da 2, gettato, entriamo nel foro, esco da 2, esco da 2. Terza maglia alta, entriamo all'interno del foro, tiriamo il filo. Esco da 2, esco da 2. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro. Alla fine ci ritroviamo con 8 gruppetti come questi. Chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. In questo modo abbiamo completato anche il quarto giro. Adesso dobbiamo iniziare il quinto giro realizzando tutte le maglie basse. Alla fine del giro ci ritroviamo con 48 maglie basse e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Completiamo il giro facendo una maglia bassissima nella prima maglia. E iniziamo il sesto giro. In questo sesto giro dobbiamo lavorare tutte maglie basse con l'unica differenza che dobbiamo aumentare di 6 maglie a caso. Iniziamo la prima catenella ed una maglia bassa. Facciamo la seconda, la terza, la quarta, opla, la quarta, la quinta, la sesta, faccio un aumento a caso e poi faccio un altro aumento, uno e due,
E abbiamo realizzato due aumenti. Ora completiamo il giro lavorando tutte le maglie basse e facendo gli ultimi 4 aumenti. Alla fine del giro ci ritroveremo con 54 maglie basse. Ho completato il sesto giro, vi faccio vedere come chiudere. Inseriamo l'uncinetto all'interno della prima maglia e ci tiriamo l'ultima maglia in questo modo qua. Vedete, poi passiamo questo filo rosso, facciamo una catenella e una maglia bassa. In questo modo viene abbastanza pulito. Proseguiamo con il settimo giro, che dobbiamo realizzare 17 gruppetti di maglie alte. Una volta realizzata la maglia bassa, facciamo 2 catenelle, 1 e 2. Questa corrisponde alla prima maglia alta, ne dobbiamo realizzare altre 3. Questa è la seconda, la terza e la quarta. Entriamo tra la prima e la seconda maglia, facciamo passare l'uncinetto. Tiriamo il filo, esco da 2, esco da 2. In questo modo abbiamo realizzato la prima maglia alta dell'aumento. Ne dobbiamo realizzare altre 2. Entriamo all'interno del foro, esco da 2, esco da 2. Terza ed ultima maglia alta. Esco da 2, esco da 2. E questo è il primo gruppetto. Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando sempre in questo modo. Alla fine ci ritroviamo con 17 gruppetti di maglie alte. Completo il settimo giro con una maglia bassissima nella terza catenella. Iniziamo l'ottavo giro, una catenella e una maglia bassa. Dobbiamo proseguire lavorando tutte le maglie basse sottostanti. Alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Chiudiamo il giro facendo il cambio di colore. Facciamo passare la maglia attraverso il primo punto. Prendiamo il cordino blu e realizziamo una catenella più una maglia bassa nella prima maglia. In questo nono giro dobbiamo lavorare i gruppetti di maglie alte. Alla fine del giro ci ritroviamo con 33 gruppetti. Iniziamo il primo insieme. Allora, questa è la prima maglia bassa più 2 catenelle, 1 e 2. Dobbiamo realizzare 3 maglie alte. Questa è la prima, la seconda e la terza. Gettato, passiamo l'uncinetto attraverso le prime maglie, tiriamo il filo, esco da 2, esco da 2, ripetiamo per 2 volte. Questa è la seconda e la terza. Completiamo questo nono giro lavorando sempre in questo modo. Ho completato il nono giro chiudendo con una maglia bassissima nella terza catenella. Il decimo giro dobbiamo lavorare tutte maglie basse sottostanti. Alla fine del giro, poi vi farò vedere come cambiare il colore del cordino. Concludiamo il decimo giro con una maglia bassissima nella prima maglia. A questo punto possiamo cambiare anche il colore. Prendiamo il rosso, facciamo una catenella e una maglia bassa, più 2 catenelle, 1 e 2. Iniziamo a realizzare il primo gruppetto. Facciamo la prima maglia alta, la seconda e la terza. Facciamo un gettato, entriamo tra le prime maglie e realizziamo la prima maglia alta. Questa è la prima, la seconda e la terza.
Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando in questo modo. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho terminato di realizzare l'undicesimo giro e volevo farvi vedere come si presenta la lavorazione. Vedete tutto onde, ma non fate caso a questa imbarcatura perché con il giro di punti bassi andremo a sestare il tutto. Iniziamo il dodicesimo giro lavorando le maglie basse e facendo tre riduzioni. Ho fatto una catenella e una maglia bassa e ho messo il segnapunti. Questa è la prima, lavoriamo la seconda maglia bassa e la terza. Queste tre maglie le andremo a saltare. 1, 2, 3 e andiamo direttamente nella quarta maglia. Stringiamo bene. Questa è la prima, la seconda e la terza. Saltiamo le tre maglie, 1, 2 e 3. Nella quarta facciamo la prima maglia bassa delle tre. 1, 2 e 3. In questo modo facciamo la riduzione di tre maglie consecutive. Allora, ve lo faccio rivedere. Saltiamo 1, 2, 3, andiamo direttamente nella quarta. Oppla. Questa è la prima, la seconda e la terza. 1, 2, 3. Nella quarta iniziamo la prima maglia bassa, la seconda e la terza. 1, 2, 3. Nella quarta facciamo la prima maglia bassa, la prima, la seconda e la terza. Dobbiamo proseguire lavorando in questo modo per tutto il giro. Alla fine del giro chiudiamo in una maglia bassissima dove abbiamo messo il segnapunti. Andiamo avanti con il tredicesimo giro e dobbiamo realizzare 3 maglie basse e una riduzione. Facciamo una catenella e una maglia bassa. Questa è la prima. Mettiamo il segnapunti. Facciamo la seconda e la terza. Una riduzione, prendiamo il filo, entro nella seconda maglia, prendo il filo, esco da 2, esco da 2. Questa è la prima riduzione, ve lo faccio rivedere. Lavoriamo una maglia bassa, una seconda maglia bassa ed una terza maglia bassa. Riduzione. Entriamo con l'uncinetto, prendiamo il filo, entriamo nella seconda maglia, prendiamo il filo gettato, esco da 2, esco da 2. Per questo giro dobbiamo realizzare 3 maglie basse e una riduzione. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Ho completato di realizzare il tredicesimo giro con una maglia bassissima nella prima maglia. A questo punto possiamo tagliare il filo. Iniziamo il quattordicesimo giro con il cordino blu. Questo è l'ultimo giro di riduzioni. Portiamo il filo blu in avanti, inseriamo l'uncinetto, facciamo una catenella ed una maglia bassa. Prendo il segnapunti e lo metto nella prima maglia. Realizziamo la seconda maglia bassa e nel frattempo ci portiamo il filo rosso dietro. Terza maglia bassa e quarta maglia bassa. Riduzione. Entriamo. Prendiamo il filo, entriamo nella seconda maglia, prendiamo il filo, esco da 2, esco da 2 e ricominciamo con le 4 maglie basse. Questa è la prima, la seconda, la
la terza e la quarta. Riduzione, entro nella prima maglia, entro nella seconda maglia, esco da 2, esco da 2. Dobbiamo proseguire questo giro realizzando 4 maglie basse e una riduzione. Alla fine del giro chiudiamo con una maglia bassissima dove abbiamo il segnapunti. Ho completato il 14° giro chiudendo con una maglia bassissima nella prima maglia. Non ci rimane che realizzare il 15° ed ultimo giro lavorando tutte le maglie basse sottostanti. Dopo aver completato il nostro giro, dobbiamo tagliare il filo e realizzare un altro pannello come questo. Vi dico il diametro che è di 25 centimetri. Dopo aver realizzato i due pannelli uguali, uno lo mettiamo da parte. Dobbiamo pensare a realizzare dei gancetti per inserire la nostra tracollina. Come potete vedere, io ho messo due segnapunti. In questi punti qua andremo a realizzare i gancetti per la nostra tracollina. Da questo punto a questo sono 25 centimetri che corrispondono a 36 maglie basse. Arrivato a questo punto, prendiamo l'uncinetto del numero 3 e il cordino sublime blu. Inseriamo l'uncinetto dove abbiamo il segnapunti, lo togliamo e realizziamo una maglia bassa. Una volta realizzata la maglia bassa, realizziamo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendiamo la patella del lato opposto e realizziamo una maglia bassa dove abbiamo il segnapunti. Facciamo una catenella e torniamo indietro lavorando tutte le maglie bassissime. Iniziamo dalla prima, la seconda, la terza, fino alla fine del giro. Prendiamo l'ago da lana e inseriamo il cordino. Diamo un punto dove abbiamo realizzato la maglia bassa. Possiamo tagliare il filo. Togliamo anche questo qua. Vedete come si vede? Ora la stessa operazione la dobbiamo ripetere dove abbiamo inserito gli altri segnapunti. Dopo aver creato i due gancetti per la nostra tracollina, possiamo pensare a cucire le due patelle. Nel frattempo ho inserito anche i due piedini, uno da questo lato e il secondo dal lato opposto. Inseriamo l'uncinetto dove abbiamo creato l'anello di aggancio e realizziamo la prima maglia bassa. Andiamo avanti con la seconda maglia. Dobbiamo proseguire realizzando le maglie basse. Dobbiamo prendere tutte le maglie, vedete, 2 e 2. Dobbiamo continuare a lavorare le maglie basse fino ad arrivare al secondo anello di aggancio.
Dunque, siamo arrivati alla fine del progetto. Riassumo brevemente la parte finale. Ho unito le due patelle realizzando un giro di maglie basse che parte da questo punto fino a quest'altro punto. Dopodiché ho realizzato un secondo giro lavorando il punto gambero. Non mi sono soffermata su questo punto perché nel canale troverete il tutorial che vi spiega dettagliatamente come realizzarlo. Vi metterò il link nell'info box. Arrivata a questo punto, ho messo una calamita per la chiusura della borsa e la parte anteriore. Ho realizzato un cerchio magico dove è stato lavorato il primo giro di 6 maglie basse più un secondo giro di maglie bassissime, lavorando solo la costa retro. Ho aggiunto questa tracollina. Spero che questo progetto sia stato di vostro gradimento e se vi fa piacere condividete e lasciatemi un like. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.